Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. Buonasera. Si è riunito il direttivo dei delegati Wiltec coordinato da Fulvio Bonvicini. Successivamente il segretario ha parlato dei prossimi appuntamenti tra le province di Modena e Reggio Emilia. Eccolo ai nostri microfoni. Bonvicini, allora, una riunione del direttivo a Sassuolo per quanto riguarda il punto della situazione sui contratti nazionali e i contratti aziendali. Sì, abbiamo deciso di fare questa riunione con i nostri delegati del direttivo della Wiltec per fare appunto il punto della situazione sulla contrattazione sia nazionale che aziendale. Veniamo da il rinnovo del contratto dei chimici poco meno di un mese fa. Speriamo che questo dia la stura al rinnovo di tutti gli altri contratti che vanno dal petrolio all'occhialeria e quant'altro. In più abbiamo parlato della contrattazione aziendale. La stiamo rinnovando nei più grossi gruppi del comprensorio: Marazzi, Atlas Concord, Gruppo Riva, Emil Ceramica. Stiamo andando avanti con le trattative, speriamo che si concludano positivamente. Si passa alla ceramica, quindi a quello che è l'interesse principale per il territorio. Ci sono addirittura delle contrattazioni separate tra provincia e provincia. Sì, beh, questo è nell'ordine delle cose. Ci siamo, come Wiltec, ci siamo uniti, abbiamo unito le province di Modena e Reggio, ma la contrattazione rimane ancora separata, non sono ancora maturi i tempi, ecco, per questo. Non ci sarà il tempo per finire queste contrattazioni e a giugno scade quello nazionale della ceramica. È vero anche questo, però sappiamo anche che veniamo da una situazione negli anni passati di criticità del settore. Adesso per fortuna abbiamo una discreta ripresa e questo ci permette di rinnovare la contrattazione, che è basata su criteri legati comunque all'andamento delle aziende. Poi a giugno ovviamente avremo il rinnovo del contratto nazionale. Due parole sulla situazione del settore. Ma il settore è un settore che è in ripresa, ovviamente non torneremo ai livelli che tutti avevano visto negli anni pre-crisi, però c'è questa lenta ripresa che ci permette appunto di poter fare in modo di rinnovare una contrattazione aziendale che in moltissime realtà purtroppo ha saltato una tornata contrattuale la scorsa volta proprio per effetto della crisi. Anche la parte adiacente a Piazzale Porrino sarà interessata dai lavori di sistemazione del manto stradale alla fine di Via Cavallotti. Lunedì partiranno gli interventi, anche in questo caso finanziati dal presidente di System, Franco Stefani. La strada resterà comunque aperta al traffico per tutte le 3 settimane previste, con la deviazione su Piazza Fabbrica Rubbiani per l'ultimo tratto. A più di un anno di distanza dalla chiusura del Teatro Carani, l'omonimo comitato chiede un nuovo incontro con amministrazione comunale e proprietà. Alla base della richiesta, la mancata consegna del preventivo delle opere necessarie per riaprire la struttura, chiesto a settembre dai membri del comitato. Passiamo allo sport. Il Sassuolo Scherma si è distinto nel Gran Premio Giovanissimi che si è tenuto a San Giorgio di Nogaro lo scorso weekend. Tra i risultati rilevanti, quello di Samuele Panzani, che si è classificato 25esimo su 80 partecipanti nella sua categoria. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione è tutto, arrivederci a lunedì. Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile.